Oggi Pucci è stato molto chiaro su cosa serve per Genova. Sì, abbiamo detto chiaro e tondo quelle che sono le modifiche che vogliamo fare al decreto e quelli che sono i punti che vogliamo discutere e aggiungere. Direi che ho avuto anche dalle domande, si è visto che le cose che ho detto sono state capite, quindi mi aspetto piena collaborazione da tutti. Certamente noi vogliamo che ci sia la possibilità a tutte le aziende italiane che non hanno avuto nulla a che fare con Ponte Morandi di partecipare alla richiesta di interesse. Abbiamo bisogno di avere i rimborsi per gli sfollati assegnati al commissario, abbiamo bisogno di mettere altre iniziative per quanto riguarda le imprese e gli sfollati stessi. Abbiamo bisogno di assumere più persone e di concretizzare i contributi per le aziende partecipate sui trasporti e sul porto. Che nella sua città Genova c'è stato un po' oggi di contestazione. In questo senso, cosa si sente di dire? Ma non so se è proprio così, io so che tutti i contatti che ho con le persone sono stati ottimi, sia con il Comitato degli Sfollati che con i cittadini della Valpolcevera. Loro sanno che noi stiamo dalla loro parte e si fidano di noi. Certamente tutti vorrebbero avere le cose fatte velocemente, questa è la grande difficoltà del lavoro, ma è dove stiamo lavorando. Un'ultima sugli espropri e sui fondi. Il ponte è ancora di autostrade e poi i fondi per ripagare ovviamente le case che andranno espropriate da dove proverranno? Beh, dovranno provenire da autostrade direttamente o le anticiperà il governo e poi le richiederà autostrade. Perfetto. Poi,